Quindi capite bene che se noi ci concentriamo sulle schifezze e non sulle piccole cose, non capiamo il peso del tasso di interesse sul debito e della scelta di avere emesso titoli di Stato a tasso fisso, non ci siamo. E che non mi si venga a dire che il mercato non avrebbe accettato un'altra cosa. Perché tante volte uno dice, ma io emetto a tasso fisso perché il resto del mercato non me lo prende. Figurati. Storicamente, quando ai bei tempi in cui avevamo la nostra moneta e una nostra banca centrale, i titoli che venivano emessi erano in stragrande maggioranza bot. Quindi sì, titoli a tasso fisso, ma brevissima scadenza, e quindi non portavano poi dopo il rischio che si andasse a pagare un tasso di interesse non congruente per tanti anni. Il Giappone, che ha pure un debito pubblico, come ben sappiamo, doppio in proporzione al PIL rispetto al nostro, ha titoli emessi quasi ed esclusivamente a breve scadenza e quand'anche a tasso variabile. Ma guarda, tanto per non smentire la presentazione, credo che il primo problema degli italiani siano le bugie che non solo gli vengono raccontate, desiderano farsi raccontare e le applaudano. Finché ero lì, sono entrato alla fine, ho sentito quest'ultimo intervento e fra le tante affermazioni improbabili sentite, se non ho capito male, ce n'è una secondo cui il debito pubblico giapponese sarebbe nella grandissima maggioranza a corto termine, simile ai nostri vecchi bot a 3 mesi. Avete Google, sono sicuro che in questa sala di telefonini ce ne sono parecchi, provate a fare Term Structure Japanese Debt, troverete svariati paper. Bene, l'82% del debito pubblico giapponese è a maturità superiore ai 2 anni e il 60% superiore a 10. Questo per i fatti. Quindi il primo problema del paese sono le bugie. Un paese che ha bisogno di sentirsi raccontare bugie e di vivere sulle bugie, costruire programmi politici su bugie, il milione di posti di lavoro di Berlusconi, tutte queste cose, che da 30 anni si sente raccontare bugie e ama. Ho constatato sulla mia pelle e ho dato, contento, ho fatto il mio esperimento da buon accademico vero che torna a fare accademia e ho notato che la grande maggioranza del popolo italiano ama raccontarsi bugie e sentirsele dire, votare sulle bugie, fare piani sulle bugie. Abbiamo uno Stato fascio borbonico, lo Stato italiano è il prodotto di un'occupazione savoiarda, di uno Stato essenzialmente borbonico papalino, in cui il buon duce, buon di nuovo si fa per dire, in questo caso non è amicizia, il buon Borghi ha la buona abitudine di mentire e poi dopo aver mentito cambia l'affermazione. Allora, buoni. Ed ha la pessima abitudine di non rispettare. No. Ed ha la pessima abitudine. Allora, ragazzi, Borghi, scusate. Borghi, scusate. Quando parlavi e dicevi bugie sono stato zitto. Ora stai zitto tu, impara la buona educazione. Grazie. Allora, dicevo, hai mentito. Più del 90% del debito pubblico giapponese a medio e lungo termine. Fine della discussione. Che sia il secondo e il terzo è irrilevante, vuol solo dire che tutti gli altri ce l'hanno ancora più a lungo. Svegliati Borghi, allora, sta zitto. Buoni, andiamo avanti. Dunque, allora, posso intervengo sull'ordine dei lavori, Michele? Ma no, ma non con te. Il professor Boldrin ha dimostrato una grande disponibilità al dialogo. Qua siete circa 500, Asimmetrie si impegna, laddove il professore sia interessato, a organizzare un dibattito con ognuno di voi. Oggi il dibattito vorrei averlo io e vi prego di rispettare, allora, essendoci la terza questo mio desiderio. Corretto, grazie. Hai detto una bugia, fine della bugia. Sì, andiamo avanti. Fine della bugia, hai detto una bugia. Quindi, fine. Ha detto una cosa diversa, Michele. Comunque poi ne parliamo di questo. Non incartiamoci sul Giappone. No, ma è importante. Abbiamo abbastanza problemi a casa nostra. La bugia fondamentale che hai detto, di cui il Giappone era un caso particolare, è la seguente. Ossia che gli altri paesi, ed è rilevante per quanto stavo dicendo sullo Stato, e cioè che l'Italia da quel punto di vista sia un'anomalia complottistica di qualcuno che ha messo il debito male. L'Italia è da quel punto di vista simile a molti altri paesi. Tutti i paesi del mondo che abbiano o che non abbiano sovranità monetaria tendono a emettere debito a lungo periodo. Perché? Specialmente se ne hai tanto, mi permetto, c'è un problema tecnico, specialmente se ne hai tanto, è saggio evitare di avere grandi quantità
di debito che occorre rifinanziare regolarmente, perché il costo sociale gigantesco di avere grandi quantità di debito da rifinanziare regolarmente è che si rischia in momenti di panico, anche ingiustificato, di trovarsi con un debito non rifinanziabile dai propri stessi cittadini. E andiamo avanti.